Salve a tutti appassionati di fumetti e benvenuti a questa nuova puntata dei Grandi Numeri 1, la rubrica che forse amo di più, anche perché è quella che mi diverte di più nel fare le recensioni, ma perché soprattutto possiamo ripercorrere insieme la storia del fumetto italiano, internazionale, mondiale, con tutti i numeri 1 dei vari fumetti. Questa puntata è dedicata a Napoleone. Iniziamo subito, dopo la sigla. Era il settembre 1997 quando Napoleone fece il suo esordio nelle edicole italiane con numero 1 dal titolo L'occhio di vetro. Il personaggio è sceneggiato, scritto e disegnato da Carlo Ambrosini e il progetto editoriale doveva durare, pensate ragazzi, 8 numeri. Poi l'entusiasmo, insomma, da parte di altri autori che si sono anche alternati insieme a Carlo Ambrosini nei disegni o nei testi ha fatto sì che Napoleone arrivasse fino al numero 54, che è uscito per l'ultima volta nel 2006. Il fumetto era già subito bimestrale, quindi usciva ogni 2 mesi fin dal suo esordio. Nell'editoriale iniziale ce lo presenta appunto Sergio Bonelli, parlando appunto del nome Napoleone che tante volte abbiamo incontrato nei banchi di scuola. Magari non era un nome così esotico che poteva richiamare a delle avventure. Un po' come Zagor o come Mister No. Napoleone era un nome a quanto conosciuto ai più, però sforzandosi nella sua memoria, Sergio Bonelli non è riuscito a trovare un altro personaggio simile come Napoleone in ambito fumettistico, perché è veramente unico. Già ve ne potete accorgere da questa bellissima copertina, che c'è il protagonista appunto messo in primo piano. Ci sono tre personaggi, che sono tre personaggi di fantasia che vede lui e sono Priscilla, che è una sorta di ninfa, rappresenta un po' la parte femminile, no? Della personalità di Napoleone. Poi c'è Caliendo, che è un maggiordomo, direi tuttofare. E poi c'è questo anfibio vestito in modo elegante che si chiama Scintillone. È un po' la parte un po' di quello che si lamenta un po' di più. Napoleone è nato e vissuto in Etiopia, è un ex poliziotto, faceva il poliziotto presso l'ambasciata di Addis Abeba e poi in seguito a una strage, insomma un evento tragico che ha coinvolto la sua famiglia è costretto ad andarsene e si trasferisce in Svizzera a Ginevra. E anche in questo caso, ragazzi, pensate che l'ambientazione originale di questo fumetto doveva essere a Milano, con una via ben precisa, con l'hotel che si chiamava Astrid, e invece poi gli autori hanno preferito trasferirlo a Ginevra, in modo da magari non dare troppi punti di riferimento precisi nella città. L'hanno trasferito a Ginevra e quindi, ragazzi, gestisce questo albergo, fa il turno di notte alla reception. Il personaggio, come lo vedete qui in copertina, è ispirato a Marlon Brando. In basso, dove c'è la pistola, perché lui, ragazzi, sarà poi coinvolto in una serie di indagini da parte del suo amico, che è l'ispettore Dumas, c'è un libro di entomologia, perché, ragazzi, lui è un grande appassionato di coleotteri. Ora, poi, quando entriamo, vi faccio vedere le tavole. Ci saranno delle immagini molto belle e suggestive. Quindi, ragazzi, il tenore delle storie, siamo un po' sul giallo introspettivo, che secondo me sfocia molto anche nel noir. Vabbè, ragazzi, direi di non perdere altro tempo e entriamo dentro il fumetto per vedere le tavole. Allora, ragazzi, cominciamo dal bellissimo frontespizio di Carlo Ambrosini. E il fumetto inizia con delle parole di Charles Baudelaire. Al di sopra degli stagni, delle valli, delle montagne, dei boschi, delle nubi, dei mari, al di là del sole, dell'etere, dei confini, delle sfere stellate. E poi, ragazzi, qui c'è questo simpatico siparietto con appunto questi personaggi di fantasia, questa realtà, diciamo, fantastica, in cui lui si alterna Napoleone fra appunto la fantasia e appunto il mondo reale, e qui troviamo appunto questi personaggi che stanno, vedete qui, sia Caliendo che Scintillone,
devono entrare dentro la mente, la testa di Napoleone. Quindi il nome intero è Napoleone di Carlo. Ed è qui, salgono sopra la testa, trovano una botola, la aprono e ragazzi, la prima cosa che esce appunto è un coleottero che si chiama Cardinale, dai riflessi appunto della corazza sul rosso. E non è l'unico, ne escono anche tanti altri. E poi, ragazzi, questa è la prima scena in cui Napoleone sveglia, richiamato appunto che sta suonando il telefono dalla signora Simenon. Anche qui, secondo me, è un omaggio al grande scrittore di Maigret. Poi c'è anche l'ispettore Dumas, anche qui un omaggio ad Alexandre Dumas, secondo me. Ragazzi, in questo primo episodio, appunto chiamato L'occhio di vetro, Napoleone si troverà appunto a indagare su un omicidio di questo personaggio qui, che viene ucciso poi da un sicario, e cercherà appunto di seguire la pista attraverso un occhio di vetro che troverà poi nel suo albergo per terra, perché questo evento tragico. Poi succede che sul albergo c'è anche una ragazza in mezzo. La storia poi vira sul genere molto, direi, alla Psycho, quindi omaggio anche a Hitchcock. E ragazzi, qui comparirà per la prima volta il personaggio del cardinale, che è il nemico storico di Napoleone, cui si concluderà anche il numero 54. Lui inizialmente non lo riconosce perché ha cambiato volto, quindi fantasmi che ritornano dal suo passato in Etiopia. Vabbè, ragazzi, i disegni sono veramente eccezionali, insomma, Carlo Ambrosini non lo scopro certamente io. Piacevoli, scorrevoli, anche il fumetto, ci sono molte. È abbastanza verboso, devo dire la verità, però scorre bene. La storia è abbastanza intrecciata, interessante. E vabbè, con questo qua direi di tornare nuovamente per dare un giudizio definitivo. Allora ragazzi, io mi associo anche alla campagna che sta portando avanti il mio amico Roberto della Soffitta di Pippo, che vorrebbe ristampato appunto Napoleone. Io credo che sia una cosa abbastanza fattibile, perché 54 numeri. Se lo ristampano, veramente ogni appassionato di fumetti potrebbe avere in casa la serie completa di Napoleone. Magari una bella ristampa a colori, chissà, magari in futuro sarebbe certamente una bella iniziativa. Allora ragazzi, per darvi l'ultima, veramente l'ultima frase, vi vorrei lasciare con le parole di Napoleone in un discorso che sta facendo appunto con l'ispettore Dumas, e dice Napoleone: «Eppure, caro il mio Dumas, il confine che separa quello che c'è realmente da quello che crediamo o vogliamo vedere è labilissimo. Però sono due mondi distinti, incompatibili. Le regole dell'uno non valgono nell'altro. Bisogna vigilare. Io sono una sentinella che sorveglia questo confine. Controllo che i due terreni rimangano separati. Non ti sembra una cosa importante?» Ragazzi, con questo direi di concludere qui il video. Vi ricordo che ci sarebbero naturalmente tantissime altre cose da dire, però poi magari tante me ne verranno anche dopo in mente, mi mangio le mani per non averle dette. Ma comunque direi che un'infarinata su questo fumetto di Napoleone ve l'ho data. Fatemi sapere nei vostri commenti se lo conoscete, l'avete letto in passato, eravate degli appassionati, se c'erano appunto dei numeri che vi hanno colpito di più. Ci sono naturalmente tantissime bellissime storie, perché poi qui in realtà Napoleone si indaga, però lui è sempre più portato, diciamo che era l'antesignano di Giulia che adesso, no? Lui è sempre portato al capire il perché questi pazzi criminali si comportano in questo modo. Comunque, ragazzi, fatemi sapere la vostra, scrivetevi qualche commento. Io vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto o vi è sembrato utile, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se siete gli appassionati dei fumetti così in generale. E noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa. Ciao!